sembrava piuttosto prezioso, ma a quanto pareva non era ancora il momento di utilizzarlo. Sguinzagliati e altrettanto rapidamente fatti fuori. Era il momento di entrare. Cos'è, uno scherzo? Accesso negato. Sempre un passo indietro, eh? Come ormai avrai capito, c'è sempre un altro modo per entrare. Ecco la soluzione, la rete di dislocazione. Molti consideravano la struttura una tomba. Non per cadaveri, ma per quella parte di Gehenna sepolta dalla ditta quando aveva levato le tende. Pochi hanno il fegato per mettere piede nella tomba della ditta. Te l'ho detto che mia nonna lavorava qui dentro, in questo stesso edificio. Assunta per lavorare al progetto Orizzonti Infiniti. Era un vero genio, o almeno così mi dicono. Ehi, io sto solo seguendo le tradizioni di famiglia. Tu mi capisci, vero? Cucciolo! Grazie!
ricordarmi come si fa. Non temere, cucciolo. Ci pensa mammina. Che rende quasi impossibile rintracciarlo. Mi faresti un bel favore se ce ne liberassi per sempre. Così mi annoio. Jerek adorava giocare con i suoi aggeggi. Ha passato la struttura della ditta Antartine alla ricerca di roba sperimentale e la teneva tutta per sé. Ora che è andato alla rovina, la brava gente di Gehenna può dormire sonni più tranquilli. E chi lo ferma più? Questi proiettili si sparano mica da sé! Finito il carburante? Boh. Now you try. Not quite. Concentrate, Rose. This is important. You have to get it right. Your grandmother taught this song to me when I was a little girl. And you know what she used to say to me? Cosa ti diceva, mamma? This song? It just might save your life someday. Benvenuti nella struttura. La nostra squadra d'élite è composta da menti geniali reclutate in tutto il sistema per partecipare al progetto Orizzonti Infiniti. I nostri eccezionali progressi sono dovuti al Malleus Mutatio, detto anche Nucleo.
Niente di quello che facciamo sarebbe possibile senza di esso. Nucleo, l'elemento che dona nuova vita alla nostra fauna e flora biopotenziale. Nucleo, alla base dei nostri programmi sperimentali, tecnologici e bellici, dalla rivoluzionaria rete di dislocazione alle innovazioni nel campo della balistica a lungo raggio. Questo è il progetto Orizzonti Infiniti, il futuro della Jacobs Corporation. È buffo, sai. La ditta sosteneva che fosse impossibile domare il devastatore, ma si sbagliavano di grosso. Mia nonna era più intelligente di tutti quei colletti bianchi messi insieme. Sapeva perfettamente come controllarlo. E lo so anch'io. Quando la ditta ha chiuso la struttura ed è fuggita da Gehenna, ha bombardato tutto il bombardabile prima di darsela a gambe. Ma mia nonna non poteva abbandonare il proprio lavoro. Li guardò partire, mostrando il dito medio e gridando: "Codardi!" Senti che ti mancano le abilità giuste? Forse ti serve un mod di classe. Ci fai qui dentro, vecchia cariatide? Sparisci! Non sei un'indiavolata, vattene! Ho saputo che avevate trovato il modo di entrare e sono passata a prendere delle cose che mi appartengono. Lavoravi qui dentro? Per la ditta? Sì, signora, e siamo dovuti partire in fretta e furia. Che ne dici di abbassare quell'arma? Nessuno si lamenterà se scompaiono un paio di aggeggi della ditta, giusto? Credo proprio di no, ma fai in fretta. Gli indiavolati torneranno tra poco, e quando saranno qua, non posso farti promesse. Massacrati dal mini-man! Sarà meglio nella prossima vita. Ma qualcuno deve pur farlo! Ma guarda quanti morti! Io ho l'arborita! Ce l'hai forse tu?
Mi serve il tuo aiuto. Sei qui per la taglia, vero? Grazie al cielo. Si tratta di mia moglie, Carolina. Gli indiavolati l'hanno rapita. Gli serviva un ingegnere meccanico, e bastardi. Li ho seguiti fin qui, ma non ho potuto proseguire. Io sono solo un damerino. Mi ammazzerebbero sul posto. Tu invece mi sembri... beh, forte, ecco. Non è che salveresti la mia povera, delicata mogliettina? È possibile che ti debba sporcare le mani di sangue, sangue di indiavolati? Ok, nessun problema, assolutamente. Fai attenzione, la banda è guidata dalla famigerata Boss Kim. Mai vista una fuorilegge così spaventosa e brutale? Non che l'abbia vista veramente, mi avrebbe ammazzato sul posto. Brutta storia, farsi rapire la moglie da un branco di animali come gli indiavolati. C'era una damigella da salvare. Attenzione, sei nelle vicinanze di tale Deacon Goyle, un vero mostro. Nessuno sa cosa gli sia successo davvero, ma... te ne accorgerai. Razza di mutante del cazzo. Lasciava mute di pelle in giro per tutta Gehenna, come se stesse marcando il territorio. Mi sono sempre chiesta quanta parte di lui si potesse ancora considerare umana. Questa è riempita di piombo il passaggio, ma questa volta è diverso. Cucciolo di ferro spacca! Succedesse ora, ok?
Cerco una tale Kim. Sputa il rospo, dove posso trovarla? Il boss! Il boss è... Ecco! Il boss è nel laboratorio 422! Mi lasci andare adesso! Il codardo stava nascondendo qualcosa. Il cacciatore continuò l'interrogatorio. Un'altra domanda. Cosa ci fate voi altri qua dentro? Cerchiamo di rendere i diavoli ancora più pericolosi. Armi innestate sulla cocuzza, cose del genere. Non so altro, le giuro. Me ne vado. Laboratorio 422. Secondo il codardo, lì avrebbe trovato Carolina. È ora di andare. Il cacciatore decise che era il momento di entrare. Sembrava che avesse molta fretta. A chi tocca? Con mitragliatrici installate sul cranio. È un bene che non siano mai stati liberati in natura, ma posso essere sincero, gran ficata. Ora basta! Chiunque tu sia, il tuo regno di cellule di istruzioni di laboratori finisce qui! Ti
disperata, Boss Kim inviò la sua squadra di scienziati d'élite per qualche motivo. Combattimento comparve una donna, gli occhi accesi da una strana luce, occhi in grado di fermare la sete di sangue del cacciatore. No, no! Cosa hai fatto ai miei poveri diavoli potenziati? Non avevano fatto male a nessuno! L'avrebbero fatto, bada bene, prima o poi, ma non ancora! Che tragedia! Dov'è Carolina? Rispondi in fretta prima che perda la pazienza. Begli occhi, tra l'altro. Ehi, aspetta! Diamoci una calmata. Ci deve essere stato un malinteso. Sono io, Carolina! Cosa? Spiegati, subito. È semplice. La mia vita vestige era più monotona di una sinusoide, ok? Stavo dando i numeri. Ho pensato che la mia vita sarebbe stata più emozionante se mi fossi unita agli indiavolati. Ascolta. Tuo marito Gustav è preoccupato per te. Pensa che ti abbiano rapita. Gustav? Ah, quel damerino di mio marito! Ti ha mandato a salvarmi, eh? Curioso? Pensavo gli interessassero solo la cera per i baffi e i cravattini di seta. Io qui sto bene, però. Dico, li hai visti i diavoli con le mitragliatrici? Cavolo! Non so che fare. Senti, so che ci siamo appena conosciuti, ma ti andrebbe di decidere le sorti della mia vita? Vai a fare rifornimento. Abbiamo dei culi da spaccare. Lo sapevo che avresti capito. Questa vita è pericolosa. Ma preferirei morire bucherellata da un diavolo con la mitragliatrice che è a fianco del mio curatissimo marito. Certo, forse farei bene a trovarmi una banda più rispettabile, ma una cosa è certa: in città non ci torno. Dia Gustav, digli di lasciare dei fiori sulla mia tomba. Mano lesta. Purtroppo Carolina è morta. Questo è il suo anello, per non dimenticarla mai. Cosa? No, non ci credo. Fammi vedere l'anello. Fai una strage, mano lesta. È morta davvero. Se soltanto l'avessi potuta conoscere, la vita bruciava in lei, accecante come una meteora e altrettanto effimera, pare. Ti ringrazio per averci provato. Devo pensare ai preparativi per il funerale. So già che aroma usare, lavanda. Forse l'ignoranza era stata una benedizione.
Sembrava un vicolo cieco, ma non lo era. La mente sveglia riesce sempre a trovare il modo di proseguire. Massacrati dal minivan! Non era... Che figata! Abbassa le armi, provino! Il cacciatore utilizzò il mangiavento per salire sulle casse da trasporto e raggiungere il proprio obiettivo. Fa come ti pare. Spaccherò culi senza di te. Ricarico!
parti. È un pessimo tiratore, ma ha fama di essere lo stronzo più fortunato di questo pianeta maledetto. È ora che la fortuna lo abbandoni. Che ne dici? Fosse veramente fortuna. Pare che giocasse con dei dadi truccati. Che pezzo di merda. La rovina è vicina e solo io posso controllarla. Capito? Continuate così, ragazzi! Non manca molto!
Lo apprezzo molto. Ancora tempo per fermare il lancio e trovare Rus. Potenza di fuoco più che sufficiente a far schiudere l'uomo del devastatore. Trovati un bel posto da cui ammirare lo spettacolo, Manolesta. Preparazione al lancio completata. Il cielo si aprì con una violenza che Gehenna non provava da generazioni. Era arrivata la rovina. Lo vedi anche tu? Oh, dici quando è esploso tutto e si è aperto metà il cielo? Sì che l'ho visto! Torna appena puoi. Voglio mettere insieme una squadra e partire verso la rovina. Possiamo ancora fermare Rose. Se hai bisogno di qualcosa, dimmelo. Stai dicendo che Rose vuole risvegliare chissà che orribile mostro della ditta? Siamo fottute, Juno! Fottutissimi! Ripetilo un po' più forte, Titus! Dall'altra parte della città non ti hanno sentito! E cosa dovremmo fare, secondo te? Come se non avessimo già i nostri problemi con diavoli e indiavolati vari! Io e te siamo gli unici a tenere insieme questa città. Ho bisogno di te, Titus. Non andarmi in crisi proprio adesso. Oh, non vado affatto in crisi. Aspetta un attimo. Tu hai bisogno di me? Storati le orecchie, non ho intenzione di ripeterlo. Tanto che piove fuoco e fiamme, vi conviene restare qui dentro a bere. Adesso non mi sfuggite, bastardi.
Attenzione! Se hai bisogno, mi trovi qua.